Ancora disagi al palazzetto dello sport di via Chierandà. Manutenzione carente nel soffitto dello stadio comunale, dove la maggior parte delle lampadine mesi fa si sono fulminate e non sono più state sostituite. Sono preoccupati gli sportivi nisseni del Palamilan che a causa della scarsa illuminazione non possono allenarsi in tutta sicurezza. Ciò infatti rende difficile alle associazioni sportive poter organizzare degli incontri, soprattutto durante le ore serali, poiché la luce spesso non è sufficiente per garantire agli allievi il giusto allenamento. Un vero pericolo se si pensa che alcune grate che ricoprono le lampadine del soffitto rischiano di cadere giù e quindi di colpire gli atleti. A segnalare il disagio Antonio Pace, direttore generale della società sportiva Nissa Futsal. Allora, come si può vedere dalle immagini, dico, questa è una situazione che va avanti da agosto. Noi abbiamo fatto diverse segnalazioni. Rispetto ad agosto, chiaramente la situazione è peggiorata, perché oltre al discorso che comunque come illuminazione si sono fulminate parecchie lampadine in più, e il sabato diventa veramente complicato giocare. Però, come si vede dalle immagini, soprattutto è diventato pericoloso perché comunque alcune grate che sono messe a protezione delle lampadine si stanno staccando. Già un paio sono cadute, dico, le altre sono pericolanti. Quello che mi dispiace è l'indifferenza che l'amministrazione sta mostrando verso noi e anche verso tutte quelle persone che fruiscono della palestra, senza considerare anche il fatto che comunque si allenano anche dei bambini, quindi a maggior ragione ci vorrebbe un po' più di attenzione. Io mi auguro che quanto prima possa venire sistemata praticamente l'illuminazione, anche perché dico, non dobbiamo per forza aspettare che qualcuno si faccia male. Quello dell'acqua piovana, onestamente, a quanto mi hanno detto, è stato risolto dopo circa un anno e mezzo, però per fortuna c'è stata una tromba d'aria che qualche tempo fa ha colpito la palestra, e quindi l'amministrazione ha dovuto obbligatoriamente compiere questi lavori perché praticamente eravamo scoperti proprio del tetto. Quindi di conseguenza questo sembra un problema che già si è risolto, però bisognerebbe attenzionare anche tanti altri aspetti, anche perché, ripeto, molto pericoloso per noi che ci alleniamo, anche per i bambini che fanno allenamento al pomeriggio.